Proprio di recente mi è capitato di trovare all'interno del volume Costituzione e organizzazione del potere nell'ordinamento italiano praticamente tutti gli appunti che Salvatore d'Albergo prese, inimitabili nel suo modo di appuntarsi, dal libro 64 testimonianze di storia reale del PC, che lui lesse tre volte, sono 800 pagine, tre volte nel giro di tre ore e mezza, utilizzando il metodo gramsciano di lettura, che era anche di Antonio Gramsci. Lui leggeva un libro di 800 pagine per tre volte, sceso alle 4 del pomeriggio alla stazione di Tradate, fino all'ora di cena, alle 7 e mezzo, tre ore e mezzo, lesse tre volte. Ma uno dice, vabbè, chissà come l'ha letto. E no, perché poi dopo la conferenza si è capito che l'aveva memorizzato, non solo letto, perché ricordava ogni singolo passaggio, frase, salvo appunto quelli che ha, come ho detto all'inizio, fotocopiato per evitare eventualmente una, diciamo, un'interpretazione, una lettura che potesse essere magari equivocata. Questi, a questo punto, sono preziosi, che lei ha lasciato a casa quando è partito, insieme al libro, insieme alle, alle pochissime pagine fotocopiate, per citare testualmente, come ho citato all'inizio, come ho detto all'inizio, il testo. Questo l'ho trovato di recente nel libro Costituzione e organizzazione del potere nell'ordinamento italiano, un libro che è pubblicato dalla Giappichelli Editore, che è il centro culturale principale editoriale del bobbismo di Bobbio, insomma, che volle fortissimamente, D'Albergo volle fortissimamente fosse pubblicato dalla Giappichelli, tant'è che ci recammo insieme, vorrei che l'accompagnassi, ci recammo insieme a Torino, una giornata peraltro freddissima, eccetera, per parlarne con il direttore, e che poi infatti fu pubblicato, essendo D'Albergo uno dei critici maggiori, per chi lo conosce, di Bobbio, delle teorie bobbiane. Lui volle pubblicarlo proprio all'interno della capitale editoriale, insomma, delle pubblicazioni e dei discepoli di Bobbio. E successivamente capitò che il massimo principale filosofo italiano, io credo che sia il principale, comunque uno di essi, uno dei maggiori, Remo Bodei, leggendo questo libro, Costituzione e organizzazione del potere nell'ordinamento italiano, esclamò: sembra di leggere Aristotele. Questo è, l'ho chiesto a Giovanni Chiellini, giurista ed ex giudice di Firenze, di poterlo riferire, perché lui l'aveva ascoltato direttamente, l'aveva detto direttamente, Remo Bodei, commentare così il libro e la lettura del libro di Salvatore d'Albergo, di questo volume, pubblicato nella, si dice, nella tana del editoriale di Bobbio, del bobbismo, di cui Salvatore d'Albergo è stato uno dei maggiori critici italiani e col quale si è confrontato molte volte, spesso grazie alla Louisiana, al centro filosofico Alessandro di Galarate, e a Pirola, che ha convocato molte volte, Bobbio era presente di frequente, D'Albergo
cominciato a partecipare da quando l'ho presentato a Pirola alla fine degli anni 70, e quindi in particolare in un seminario residenziale come quelli che fanno le persone serie, quelle che vogliono fare i seminari per discutere e confrontare tesi diverse, non per fare propaganda, dove si invitano solo quelli che sono d'accordo, non fanno oggi i partiti, no? E dove si entra in un modo e si entra e si esce nello stesso modo, mentre invece 12 persone, seminario residenziale di 3 giorni, 12 persone soltanto, come ho avuto la fortuna di partecipare, su Kelsen in potere, presente Bono, D'Albergo e Miglio, che però è fuggito dopo mezza giornata, vista la mapparata, e una serie di giuristi, anche Fassa, tra l'altro c'era, che poi è stato sindaco di Varese. E in questi 3 giorni, con la convergenza, c'è stata una convergenza generale con D'Albergo contro Bobbio sulla teoria del potere, e in particolare sulla questione della Costituzione, e quindi contro l'ideologia giuridica del bobbismo o del liberalismo, che considera che è giuridico solo quello che è stabilito dalle regole giuridiche tradizionali, storiche, dello Stato, che è stato fondato dalla borghesia, quindi sarebbe giuridico solo quello, mentre il resto sarebbe politica. A quel punto lì però il castello di Bobbio è crollato, perché a quel punto non sapeva più spiegare allora la Costituzione italiana, che non è stata fatta da giuristi, non è stata fatta in base a teorie giuridiche, ma in base a teorie politiche, che cos'è? Non è giuridica. E lì è cascato, diciamo così, è uscito abbastanza sconfitto, arrampicandosi sugli specchi, con un gesto anche di autoritarismo che non è, diciamo, una novità negli ambienti accademici, perché lui ha impedito che venissero pubblicati gli atti di quel seminario di 12 giorni, perché lui usciva male, insomma. E questo, per esempio, è stata una delle esperienze in cui, non l'unica, in cui Bobbio e D'Albergo si sono ampiamente confrontati, sia, diciamo, nelle pubblicazioni, nella letteratura, ma anche proprio in luoghi seminariali, specialmente appunto attraverso la rivista Fenomenologia Società, che organizzava poi seminari, pubblicazioni, eccetera. Ecco, eravamo giunti al dramma che stavamo vissuto e vivendo, passeggiando nei corridoi della CGL regionale Lombardia, perché ecco, questa è una cosa che va detta. Praticamente il Salvatore D'Albergo insegnava a Pisa, non mancava mai una sola lezione a Pisa, perché per lui era un titolo d'onore non fare come gli altri accademici, che non ci sono mai, per cui lui ebbe a dire una volta che il vero rappresentante dell'università è il portinaio, perché è l'unico che c'è sempre, e se non ci fosse lui neanche si aprirebbe la porta, no? E lui quindi non mancava mai una lezione, ma nello stesso tempo, per il resto, praticamente viveva sempre nel territorio sociale, e in modo particolare viveva in Lombardia e in special modo nella CGL, dove c'era il lavoratore, quindi il sindacato. E quindi lì, per esempio, l'occasione della morte, della vicenda in cui Berlinguer stava facendo i comizi, ha cominciato a star male, e poi si è protratta questa, e l'abbiamo seguita proprio angosciati, camminando nei corridoi del sindacato regionale, del CGL regionale, che si trova a Sesto San Giovanni. E appunto lui lanciò questa accusa, che poi molti altri successivamente hanno ripetuto e confermato, che o per un motivo o per l'altro, comunque Berlinguer era
direttamente o indirettamente ucciso, fatto fuori, insomma. E per cogliere, quindi, possiamo partire da questo, da questa emozione e anche da questa indignazione che aveva preso, colpito come tanti, anche Salvatore, rispetto alla morte, al modo come è avvenuta la morte di Berlinguer, si possono cogliere anche una serie di, fare alcune considerazioni sui nessi tra quello che è l'uomo d'albergo e i suoi nessi con la comunità sociale. Perché infatti è da capire anzitutto come la rettitudine alla statura di uomo nuovo, per spiegare, per poter spiegare i nessi tra l'uomo salvatore e la comunità umana, sia in generale che con il movimento operaio, il partito moderno principe, occorre partire dalla necessità di interpretare e dal suo bisogno di interpretare per servire, quindi anche viverlo assieme agli altri, quel rinnovamento della società e della vita di ciascuno, segnato dall'esperienza sia storica che sincronica delle lotte per l'emancipazione e per la strategia di progressiva trasformazione socialista dei rapporti sociali e di produzione del capitalismo, che costituisce l'irrefutabile discrimine, questo oggi è assolutamente completamente dimenticato, il discrimine storico tra conservatori e progressisti, cioè tra chi è di destra e quindi è per il capitalismo e chi è di sinistra, cioè è per il socialismo, termine che però appunto la cosiddetta sinistra attuale non è nome. Il discrimine storico tra quello che oggi invece si dice conservatore, che vuole conservare la democrazia o conservare la salute, sei un conservatore. Nello stravolgimento delle parole, del significato delle parole ormai abusato, no, si arriva a dimenticare il significato di conservatore, il significato storico e quindi concreto, di conservatore e di progressista. Il conservatore è la conservazione del sistema di produzione economico, sociale e di potere capitalistico. E progressista è di sinistra, sono solo, storicamente, quelli che si dichiarano per il socialismo. Tant'è che persino i riformisti, come Turati, eccetera, per dire, per essere di sinistra, diciamo diversificavano rispetto ai comunisti sul modo di raggiungere il fine, ma non sul fine. Essi stessi dichiaravano che il fine era il socialismo, la trasformazione del capitalismo in socialismo. E questa è la distinzione tra sinistra e destra, o tra conservatori e progressisti. Insomma, per tutta la vita, dalla parte dell'antifascismo anticapitalista, è stato Salvatore, ed in questa tale inscindibile nesso tra l'uomo e la comunità sociale serve anche, per così intendere, la natura e la specificità di quel colui che era in primo luogo un uomo eccelso e conseguentemente per questo anche un eccesso politico e un eccesso intellettuale, cioè consapevole e critico del fatto che lo studio individuale, ecco, lo studio individuale scisso dalle azioni collettive è solo un attestato per se stessi, non un contributo di lotta, che infatti anche per questo è del tutto oggi latitante. Questo è un MS che mi ha mandato il 20 dicembre dell'anno scorso. Al termine di una di quelle lezioni magistrali di D'Albergo, come quelle di Togliatti, a cui Fortebraccio si richiamava per spiegare perché Fortebraccio, famoso corsivista, per chi non ha
vissuto all'epoca il più famoso corsivista italiano, quotidiano, che pubblicava i suoi corsivi sull'Unità, corsivi al veleno, feroci nei confronti dei politici. Fortebraccio richiamava per spiegare perché non attaccava Andreotti, e lui motivava in questo modo, perché diceva che Andreotti invitava i democristiani a non seguire la cattiva abitudine di uscire dall'aula quando parlava Togliatti. Restatevi, diceva, e avrete la possibilità di apprendere una grande lezione di politica e di vera storia dell'Italia. Cioè, mentre quando parlavo con Togliatti, tutti i democristiani uscivano per non ascoltarlo, cioè Andreotti era l'unico che invitava a restare per imparare. E Fortebraccio giustificava in questo modo, lui era stato cattolico, democristiano anche lui. Insomma, va bene, in un'occasione di una lezione magistrale come quella tenuta dall'albergo a Tradate, uno di quei cattolici democristiani della nostra provincia, quindi Varese, particolarmente conosciuto per le sue doti di cultura sia generale che politica, ma soprattutto di spiccata onestà politica e intellettuale, ebbene, questo tale raro esempio di cattolico democristiano, al termine di questa conferenza, di presentazione e di intervento di Salvatore, si avvicinò particolarmente a me, turbato da un interrogativo che aveva però una valenza che riguardava la formazione della dirigenza di tutti i partiti. Si avvicinò tormentato per chiedere a se stesso, innanzitutto, e a noi. Dice, ma com'è possibile che uno così, come D'Alberto, diceva, non sia lui il segretario del partito, che in quel momento era Pochetto. In particolare, ma non soltanto, lo aveva colpito, si chiamava Camillo Fiori, lo aveva colpito la straordinaria capacità di inquadrare ogni singolo fatto raccontato da testimoni nel contesto del testimone del libro, che va dal 45 al